Un disastro incredibile, inimmaginabile. Milan perde 2-1 con il Parma, sconfitta meritatissima, prestazione davvero imbarazzante. Un Milan che prende ripartenze a go-go con una facilità disarmante, prestazione a livello di fase difensiva forse peggiore anche della gara di una settimana fa con il Torino. Devo dire che non si vedeva una prestazione del genere, una squadra scriteriata, senza organizzazione, forse dei tempi di Giampaolo. C'è da preoccuparsi e anche parecchio. Un inizio contro Torre Parma, che poteva portare 6 punti sulla carta, porta appena un punto. E forse neanche meritato, messi sotto dalla prestazione con il Torino e anche dal Parma, squadra interessante ma sempre neopromossa, che davvero ha messo in evidenza le incredibili lacune di questa squadra. Non basterà Emerson Royal, secondo me, scusate, non basterà Fofana a sistemare l'equilibrio di questa squadra. Fonseca ha delle gravi responsabilità, così come devo dire Ibrahimovic, Moncada, Furlani, che hanno fatto una squadra con un mercato molto in ritardo e secondo me neanche completo. Poi manca Morata, manca l'attaccante. Okafor non può farlo, Jovic non può farlo e quindi davvero c'è da mettersi le mani nei capelli. Una squadra che ha fatto una prestazione indecente davvero contro il Parma. Spesso 3 contro 1 in ripartenza, 4 contro 2, poteva finire anche diversamente. Una squadra che secondo me ha avuto un deficit anche a livello di carattere. Perché dopo il gol fatto con molta fatica non ha più creato nulla, anzi ha subito un altro gol. Il solito gol con, diciamo, un'unica nota positiva, Pavlovic, che mi sembra un giocatore interessante. Per il resto Royal è entrato molto male, come Calabria ha fatto molto male all'inizio e Fofana è ancora all'inizio. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi. Davvero ragazzi, male, male, male. Non pensavo così tanto male. Ero preoccupato, ma non pensavo così tanto male. Un saluto a tutti.